Appena l'uomo si tenne dritto sulle gambe, il suo istinto lo portò a correre e a lottare. La lotta nasce quindi con l'uomo. I suoi primi gesti, per la necessità di sopravvivere, tendevano alla difesa e all'offesa. La lotta fu poi un gioco virile per preparare i giovani alle durezze della vita. Soltanto più tardi divenne uno sport. In palestra si esercita il corpo nella ginnastica preparatoria per essere in grado di cimentarsi nei colpi di quel particolare tipo di lotta che oggi chiamiamo greco-romana. Lo scatto sulle reni, le flessioni sul collo, la curvatura del ponte sono esercizi atletici che tendono ad armonizzare la forza e la destrezza, la potenza gladiatoria e lo stile, la veemenza e l'agilità. Il ponte è la più classica delle figure, sia nella fase intermedia della lotta, sia come estrema risorsa difensiva nel momento critico. Il più antico documentario cinematografico sulla lotta è quello che 5.000 anni or sono fu proiettato sulla tomba egizia di Ben Hassan. Le sue 400 figurazioni di colpi passano sotto il nome di Manuale della lotta. Sono immagini antiche che corrono oggi dinanzi ai nostri sguardi col ritmo fresco di un gioco infantile. Da sempre nel bacino del Mediterraneo i lottatori si studiano guardandosi negli occhi. I polsi degli Etruschi scricchiolavano certo come le ossa degli atleti moderni. Lo sforzo fisico assume forme plastiche, diventa statuaria esaltazione della bellezza e i gesti seguono una logica continuità. I tipi sono rimasti gli stessi. Così pure i principali colpi della lotta greco-romana in piedi e a terra traggono origine da una millenaria tradizione di esercizio. Questo si chiama colpo d'anca con presa di testa, che il rallentatore ci permette di gustare in ogni dettaglio e che viene ora ripetuto dall'altro dei due avversari. Ecco il colpo d'anca con cintura di fianco nel suo giusto tempo e al rallentatore. Nella lotta greco-romana ogni colpo mira dritto allo scopo di mettere spalle a terra l'avversario. Colpo d'anca con doppia presa di braccio. Si susseguono i colpi, braccio in spalla. Rovesciata di fronte con presa di braccio. Questo colpo spettacolare è definito doppio manichetto. Fra i colpi a terra, degno di rilievo è ancora il manichetto. Questa è la chiave di braccio che si sviluppa nel successivo colpo chiamato braccio girato. Ecco la famosa doppia Elson. Questa è la presa di testa. Una chiave di braccio. E ora rivediamo al rallentatore. L'atleta che tira il colpo poggia l'avambraccio, sfruttando tutto il suo peso, sulla testa dell'avversario, che diviene il perno su cui girare la chiave di braccio. Ed infine al rallentatore la cintura di fianco. Otto
sono le categorie in cui si raggruppano i lottatori a seconda del loro peso. Questo è un combattimento di pesi leggeri, in cui emergono più che la forza, lo scatto e l'agilità. La lotta greco-romana non è mai uno sport violento. Gli atleti tendono a superarsi, non a picchiarsi. Ecco i giganti della lotta greco-romana, i pesi massimi. La loro lotta è più lenta, più misurata, forse più prudente. Lo spettacolo di forza non ci suggerisce mai pensieri di violenza e di brutalità. Prevale chi ha più forza dell'avversario, non chi reca maggior danno. L'ultima parola è sempre a chi per primo riesce a percepire l'intenzione dell'avversario. A volte si è costretti a subirne l'iniziativa. Un attimo di ritardo o di indecisione può portare alla sconfitta. La vittoria sorride al migliore in un combattimento sereno che ubbidisce alle leggi di uomini forti, la lealtà e la cavalleria.